Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono granella di pistacchi, parmigiano, basilico, olio evo, scalogno, burro, riso di tipo carnaroli, vino bianco, acqua, dado vegetale, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la granella di pistacchi, le foglie di basilico e il parmigiano. E facciamo tritare per 6 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere l'olio e azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 6. Mettere da parte in una ciotolina. Senza lavare il boccale, mettiamo lo scalogno e azioniamo il bimby per 3 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale, aggiungere il burro ed azionare il bimby per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il riso e azioniamo il bimby per 2 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità soft. Al forno del coperchio aggiungere il vino e facciamo sfumare per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft senza il misurino. Aggiungere il dado vegetale il pepe il sale e l'acqua con la spatola smuoviamo bene i chicchi per evitare che si attacchino sul fondo del boccale. E facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft.
Aggiungere il pesto di pistacchi. Amalgamiamo con la spatola. Poi facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto. Servire spolverizzando con della granella di pistacchi. Risotto al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta.